Are you ready? Ciao ragazzi e bentornati sul canale di Iron Manager. Quindi con oggi lanciamo una nuova rubrica, una nuova serie di video che molto semplicemente ho intitolato Parliamo di Bodybuilding and Fitness con puntini puntini, in quanto si tratta di interviste doppie con amici, con appassionati di bodybuilding o altra gente che ruota in qualche modo intorno alla nostra disciplina, alla nostra passione. Come ho spesso detto sui altri miei social media o in altri video, non è mai stata mia intenzione infatti creare un canale monotematico dove, come in televisione, vi parlo da questa parte, predico il mio Vangelo e voi siete i miei adepti e seguite tutto quello che vi dico. Non credo che sia interessante salire in cattedra e dare semplicemente degli insegnamenti, anche perché non credo di avere sempre ragione, quanto invece è più importante condividere il più possibile con quanta più gente possibile, perché alla fine siamo una piccola community. Già il bodybuilding e fitness comunque è un segmento di nicchia, quindi è veramente una piccola community dove ognuno può imparare l'uno dall'altro, quindi si può imparare dagli atleti più esperti, così come un atleta esperto può imparare anche dai piccoli errori dell'inizio dei principianti o dei giovani che si avvicinano per la prima volta a questo mondo. E da qui quindi l'idea di questa serie di video, dove invece di creare una serie di clip dove Fran vi parla del suo punto di vista su una determinata tematica, che poi sono sempre le stesse, alla fine ho deciso di coinvolgere altri amici, altri appassionati di bodybuilding, per avere diversi punti di vista. Le tematiche sono più o meno sempre le stesse, o diciamo i grandi temi sono quelli dell'alimentazione, dell'allenamento e dell'integrazione. E quindi accumulando diversi punti di vista su una tematica credo che si possa ottenere un valore aggiunto che sia decisamente migliore che una visione monotematica del Fran, per esempio sulla dieta. Potrebbe essere questo il mio punto di vista, ma diciamo un altro potrebbe avere un punto di vista diverso. Quindi pubblicherò i video ogni settimana circa sul canale di YouTube, quindi se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale e condividetelo anche con i vostri amici se pensate che i contenuti possano essere di loro interesse. Ovviamente non dimenticate di commentare, di esprimere il vostro parere sulle varie tematiche che tratteremo in queste interviste doppie. Pubblicherò poi anche il link al video sui vari gruppi di Facebook, quindi sul gruppo Iron Manager, sulla mia pagina, ma anche sui gruppi dei vari intervistati. L'idea è appunto quella di creare un senso di comunità, di community, e cercare di aprire un dibattito costruttivo sulle tematiche che ci accomunano, o comunque sugli argomenti che affrontiamo più o meno tutti i giorni, cercando di raccogliere diversi punti di vista invece di avere una visione monotematica. Bene, buon divertimento. Ciao. Ok. Ciao ragazzi e bentornati sul canale di Iron Manager, sempre la solita rubrica Parliamo di Bodybuilding and Fitness con, e oggi abbiamo un ospite speciale che sicuramente avete già riconosciuto, Amerigo Brunetti. Ciao Amerigo. Ciao ragazzi, ciao Fran. Bene, Amerigo ovviamente, insomma, lascio lui presentarsi, ma come sapete è molto conosciuto anche sui social media, anche per il lavoro che ha fatto, per il suo passato da bodybuilder, ma anche per il suo lavoro che sta facendo, soprattutto sulle metodiche di allenamento adattate poi al bodybuilding. Quindi lascio Amerigo fare una piccola introduzione di se stesso. Ciao a tutti ragazzi. Io sono Amerigo Brunetti, io sono sempre, come ho detto, fra un po' in difficoltà a parlare di me e a presentare quello, la mia attività, quello che faccio. Vi dico che io sono partito facendo karate, ho fatto 15 anni di karate, di cui 5 in nazionale italiana, karate tradizionale. Dopodiché un amico mi dice, dai, iscriviamoci in palestra, per la palestra, la sala pesi era sotto la sala di karate, per facciamoci un po' il fisico. Bene, da lì è nato un percorso che chissà quando terminerà, forse mai, e niente, ho preso la passione, ho iniziato a vedere risultati non nel primo periodo, e questa è sicuramente stata una cosa importante per me, perché mi ha permesso di capire che cosa funzionava o non funzionava su di me. Non è stato un risultato, diciamo, dei primi 10 minuti quello che mi ha convinto a continuare, ma anzi i risultati subito non arrivavano. E questo mi ha motivato a dire no, si devo riuscire. Per cui capisci, non capisci, ho conosciuto una persona, una cara persona con cui ho condiviso per anni la passione del natural bodybuilding. Poi con questo amico abbiamo preso cultura fisica, se non le gare Musclemania, FIBBN,
E lì abbiamo detto, beh, noi potremmo forse farcela in queste categorie qua. Guardavamo il livello e dicevamo, ah, ci potremmo stare sul palco, chissà cosa ne esce. E da lì niente, abbiamo fatto la prima gara. Io da un certo punto di vista è stata una sfortuna vincere la prima gara, io la vedo un po' così. Io ho vinto i campionati Nord Italia Juniores in Musselmania, appunto FIBB nel 2010. E una settimana dopo ho fatto secondo posto agli italiani, dietro Angelo Rubino, che era in una condizione spaventosa, lì per lì me la sono molto presa perché ero molto più pesante. Gli junior non erano divisi come categorie di peso, per cui ero 15 kg più pesante, ma probabilmente Wow. ero anche 5 kg di grasso più pesante di lui, per cui lui era in una condizione veramente spaventosa. E, a posteriori farei vincere lui. Niente, e poi mi sono dedicato al bodybuilding per gli anni seguenti, ho fatto altre gare, poi direi, sono stati 3 anni fa, insomma, un paio d'anni dopo la prima gara che ho fatto, durante uno squat io amavo andare abbastanza pesante a livello di allenamenti, diciamo che avevo un'idea di forza diversa da quello che ho adesso, e spero di riuscirvi a comunicare il perché insieme a Fran durante questa intervista. E, andando abbastanza pesante a livello di carichi, soprattutto nello squat, mi feci male alla schiena, non un infortunio grave, però insomma mi feci male. Il giorno dopo, presi il telefono, parlavano tanto di questo allenatore, che era bravo a insegnare la tecnica d'esecuzione, chissà cos'è la tecnica. Prendo il telefono, chiamo Ado Gruzza. E gli dico, ascolta, io voglio imparare, cioè, non credo di avere presente che cos'è, come si fanno gli esercizi e perché vanno fatti così, e voglio capirlo. Al che lui mi ha dato disponibilità, sono andato là, ho trovato un bel gruppo, lui credo sia rimasto un po' affascinato dal mio modo di vedere le cose, perché cercavo sempre di entrare dentro all'interno dei problemi, e probabilmente, come è capitato un po' a tutti, quando si viene per la prima volta a contatto con l'ambiente del bodybuilding si rimane un po' delusi a livello generale, a livello di conoscenza. E quindi probabilmente gli sono sembrato una persona che aveva un modo di vedere le cose da una prospettiva leggermente diversa, potremmo Diverso. dire. È nata un'ottima collaborazione nella prima parte della nostra conoscenza. Non era una vera e propria collaborazione, nel senso che andavo là a imparare, ho conosciuto il gruppo dei ragazzi del Powerlifting Parma, che sono cari amici adesso, e poi piano piano ho capito e ho visto che quello che loro facevano e quello che diceva Ado aveva un grandissimo riscontro a livello di aumento di massa magra sul lungo periodo. Cioè, cosa succedeva? Questi si allenavano in un modo diverso rispetto a quello che avevo visto fare nei video, rispetto a quello che avevo visto fare quando si parla di forza, una cosa completamente diversa. Ora, non che fosse necessariamente la cosa migliore, però era diversa e funzionava. E questa cosa diversa portava a la possibilità di raggiungere grandissimi sviluppi muscolari, soprattutto da basi di partenza assolutamente inferiori alla media. Cioè, ragazzi di 55 kg su 1,75 m, ancora se vuoi in fase di sviluppo, però certamente non dei titani alti 3 metri e di 150 kg, che in qualche anno hanno messo su diversi chili di muscoli, ma diversi nell'ordine di 10-15 kg, ci sta in mezzo anche lo sviluppo, magari hanno preso qualche centimetro d'altezza, però insomma, se tu a 17-18 anni sei 55 kg e qualche anno dopo sei 75-80 kg, Una bella con una differenza. percentuale di grasso piuttosto ridotta, vuol dire che c'era qualcosa. Allora io non ho visto questa evoluzione, nel senso che io sono arrivato quando i lavori a Parma erano già molto avviati. Però ho visto anche gente che per esempio era arrivata nel mio stesso periodo, come si era evoluta, e soprattutto ho visto un modo di intendere l'allenamento dei pesi che non avevo mai intuito da nessun'altra parte. E cioè quello di una programmazione sul lungo periodo. Semplicemente, cioè nel bodybuilding spesso ci si attiene al ruotare di stimoli, cioè l'alternanza di stimoli. E questa può essere una delle chiavi. La cosa che mi ha affascinato molto di quello che ho visto a Pharma è
che c'è una conseguenzialità negli stimoli che io posso dare al mio corpo, tale per cui posso diciamo garantire un tipo di risultato, posso massimizzare i guadagni in massa magra. E boh, questo è quanto. questo è il mio percorso. Adesso io alleno ragazzi per il bodybuilding, natural bodybuilding, convintissimo, e cerco di portare avanti quello che c'è di bello nel natural bodybuilding e che faccio fatica un po' a vedere, ti dico in sincerità totale, nel bodybuilding non naturale. Sicuramente ci sono delle ottime persone, figuriamoci, però sono ottime persone in un contesto che probabilmente è un po' intossicato da altre sostanze oppure altre, diciamo, modi di vedere le cose. Ho una mia sala nella palestra di Giovanni Brunazzi qua a Reggio, mi ha dato la possibilità, visto che mi ha visto molto appassionato, lui è stato culturista, Giovanni Brunazzi, negli anni 80, si è allenato con Arnold, eccetera. Poi ha fatto un record del mondo, si è dedicato anche lui alle alzate, al powerlifting, alle alzate di potenza, e visto che io ero molto appassionato, mi ha fatto questa proposta, mi ha detto ti do una sala in cui puoi fare quello che vuoi, alleni gli agonisti. Poi sto cercando di creare qua a Reggio un ambiente molto strutturato a livello mentale, cioè gente convinta dei propri obiettivi, ok, c'è quello che viene 3 volte a settimana, c'è quello che viene 7 volte a settimana, o c'è quello della Sicilia che si prende su e viene da me una volta al mese, però indipendentemente dalla disponibilità del tempo si fa le cose al 100%, a me piace vedere le cose in questa maniera qua, cioè ok, ti prendo, che tempo hai? Ok, io ti porto al 100% per le tue possibilità. C'è dall'imprenditore che viene 3 volte a settimana o 2 volte a settimana o 1 volta a settimana e gli altri 2 allenamenti li fa da solo, a quelli che invece magari sono agonisti, eccetera. Ultimamente con Accademia della Forza, di cui adesso sono coordinatore, stiamo appunto cercando di divulgare il più possibile quanto noi riteniamo che sia importante sia a livello di sviluppo muscolare sia a livello di strength training in senso generale, per cui tecnica di esecuzione, allenamenti per la forza, allenamenti diciamo più improntati sull'ipertrofia. E ho anche dei ragazzi, ho formato una, diciamo, potremmo dire una squadra di powerlifting. Noi siamo attaccati a Parma come diciamo squadra di powerlifting, perché io collaboro direttamente con Aldo Gruzza. E basta, questo sono io sostanzialmente. Fantastico, no davvero, grazie per l'introduzione. E mi piaceva anche appunto il discorso che avevi fatto appunto della tua storia, del tuo percorso, partendo dal karate addirittura e poi insomma passando al bodybuilding, mm-hmm. Così, e volevo chiederti così per curiosità anche qual era l'aspetto, se vuoi, del metodo dei powerlifters o comunque del metodo seguito da Aldo Gruzza che ti ha insomma sorpreso o strabiliato di più rispetto al insomma tipico allenamento che facevi da bodybuilder prima eri autodidatta o ti facevi seguire da qualcuno? Allora, io sono sempre stato autodidatta, è un diciamo, credo che un mio limite a livello di atleta sia sempre stato il voler fare di testa mia, non ero allenabile, cioè ho la necessità quando faccio una cosa di fare di testa mia, e questo l'atleta non lo deve fare completamente, lo deve fare un po', ma deve essere anche accondiscendente verso quello che viene detto l'allenatore. Per cui questo può essere stata una problematica, nel senso che ho fatto tantissimi errori che poi mi hanno fatto imparare, e adesso probabilmente ho più esperienza anche perché ho sbagliato tanto in passato. Quello che mi ha affascinato di più è certamente il dare un valore aggiunto di quello che ho imparato a Parma, è il dare un valore aggiunto al fisico che tu costruisci. Cioè non sei solo bello, non sei solo tirato, non sei solo grosso, non sei solo stondato, non sei solo svenato, ma sei capace di muoverti in una certa maniera, e i muscoli che sono costruiti con degli esercizi fondamentali o degli esercizi in cui tu chiami in causa tutta la tua capacità di coordinazione, eccetera, questi muscoli parlano per il tuo allenamento, nel senso che la tua distribuzione muscolare fa sì che uno ti guardi e dica
questo qua non è solo un bodybuilder, diciamo, tra virgolette, ma è un atleta a 360 gradi, cioè esprime qualcosa, racconta qualcosa al suo corpo. Non è, non è uno, non è una muscolatura, diciamo, fine a se stessa, tra virgolette. Mi racconta qualcosa al di là. Cioè, non bello questa è una cosa che mi ha molto colpito ed è quello che io porto avanti anche con i miei ragazzi e diciamo io adesso sono come ti dicevo i giorni scorsi sono per quanto riguarda me stesso non sto gareggiando adesso avrò la Coppa Italia di powerlifting gareggerò ma diciamo è una cosa marginale adesso per me la mia soddisfazione diretta sì. A livello agonistico esatto mi dedico alla preparazione dei ragazzi principalmente. E l'altra cosa che mi ha affascinato sicuramente di queste logiche di allenamento è che erano basate completamente su logiche natural, al 10.000%, ed erano state elaborate negli anni con la logica di massimizzare gli effetti dell'allenamento natural. Cosa che non sapevo all'inizio valutare nel bodybuilding, mi spiego... Ok, questo allenamento funziona, magari in un periodo sono cresciuto. Perché? Cosa ho fatto diverso? A volte, sai, ti ritrovi magari in condizioni fisiche migliori, sì. Perché, sì, magari sono un po' meno stressato, ok, però era un po' lasciato al caso. Allora, visto che io studio ingegneria e tu puoi ben capire che ho una mentalità abbastanza strutturata a livello, tra virgolette, scientifico, eccetera, era... un conflitto all'interno di me sì. Stesso, no? Fare una cosa, è vero, puoi diciamo, guidare la tua condizione in gara affinché sia il migliore possibile, puoi massimizzare diciamo, l'aumento di muscolatura attraverso l'alimentazione, però cavolo, è senza dubbio, cioè è in dubbio che ci siano dei periodi in cui quasi magicamente la condizione stia meglio o quasi magicamente la muscolatura, cavolo, ho preso 3 kg, perché bene, prendo quello che c'è. Invece, diciamo, l'allenamento della forza con cui sono venuto a contatto io è: no, tu in questo periodo devi essere così e sarai così. Questo tuo periodo, non solo a livello fisico, parlo anche di capacità di generare impulsi nervosi, di coordinazione, di capacità di gestire il peso, però si entrava ovviamente in un'ottica prestazionale. Mm-hmm. Per cui il sapere che in gara tu sarai così e anche a livello fisico c'era una corrispondenza in base ai carichi che sono stati utilizzati prima, in base agli schemi, al volume di allenamento eccetera, questa è una cosa che mi ha colpito molto sicuramente, cioè c'era tra virgolette un po' più logica e un po' meno improvvisazione, sì. Un po' più, questo non vuol dire che ci sia la certezza, se no tutti migliorerebbero di continuo e farebbero tutti i record del mondo, però diciamo era un po' più basato su cose tangibili, ecco. Ah, interessante. E poi sì, proprio cioè, interessante anche avere appunto un approccio scientifico e di non lasciare niente al caso, ma come dicevi te, avere un attimo un po' di riuscire a prevedere un po' più di certezza quello che è il risultato anche di una metodica di allenamento. E, assolutamente. E poi sempre nella tua introduzione dicevi che insomma hai visto questi ragazzi, giovani, adolescenti che in breve tempo, relativamente breve tempo, riuscivano comunque ad aumentare anche i volumi insomma ipertrofici molto bene con questo tipo di allenamento. Dici che o hai visto anche ragazzi magari che venivano da 10 anni di bodybuilding o magari con più esperienza a fare e ottenere gli stessi risultati, oppure questo era solamente per ragazzi giovani? Allora, bisogna fare una distinzione. Allora, parto raccontando questo. Uh-huh. Ho iniziato 4 mesi fa con un signore che si chiama Omar, un ragazzo, forse se vedrà l'intervista è meglio chiamarlo ragazzo, ha quasi 40 anni, e forse ne ha 39, 40, ha famiglia, lavora... Ti sei sbagliato, da 39 a 40... Vabbè, insomma, siamo lì. O sì. Forse ne ha 37, sto facendo una figura di merda incredibile. Comunque, questo signore è venuto da me, ha fatto bodybuilding per diversi anni, appassionatissimo. Ha famiglia, ha dei figli, è una persona molto impegnata, corre di qua e di là. Fa tre allenamenti a settimana per 1 ora e mezza, 1 ora e 40. In 4 mesi, guarda,
magari se potessimo allegare all'intervista le foto, se hai qualche foto, ve le mando, se lui perché permette, cioè vuole, insomma, sì, nessun problema. Chiedo. Solitamente non sono solito a fare queste cose, però sono rimasto stupito anch'io di quanto diciamo siamo riusciti a lavorare bene in questo periodo e avere questo risultato di cui vi parlo adesso. Praticamente la stessa percentuale di grasso in quattro mesi ha messo su 10 kg. Wow. Guarda, potrei dirti che forse ha messo 1,5 kg di adipe, 1,5 kg, non sto scherzando. Questo è uno dei risultati più assurdi che ho avuto, perché wow, non è un agonista, cioè non è uno che vive per il bodybuilding, è super appassionato, ci mette la testa tantissimo e casualmente, wow, è un casualmente, diciamo, un po' retorico, nel senso, sì, che non è casualmente. Casualmente è quello, o metti, diciamo, uno di quelli tra le persone che seguo, che alleno, che si muove meglio, che si riesce a accendere meglio da un punto di vista neuromuscolare, che è un controllo del movimento, non ancora perfetto assolutamente, ma che è flessibile, nel senso che è arrivato da me che faceva uno squat in accosciata già con dei parametri molto soddisfacenti. Abbiamo messo a posto alcune cose, abbiamo messo a posto la panca, ci stiamo ancora lavorando, avevo un bello stacco, perché ha delle proporzioni fisiche che lo avvantaggiano. Questo per dire, ha lasciato stupito molto anche me, sinceramente, questo risultato. La prima volta che ci siamo sentiti dopo 2 mesi, diciamo che era venuto qua perché ha avuto un periodo un po' così, non è riuscito a venire spesso, e gli ho chiesto: Omar, come va? Ma abbastanza bene, ho messo 6 kg. ero un po', ero un po' stupefatto anch'io. Certamente non è una cosa che vale su tutti, certo, ci mancherebbe. Ci sono ragazzi che lottano e devono lottare anche per ottenere un solo chilo in 6 mesi o addirittura in 1 anno. Però io vedo che, come ti dicevo prima, le logiche di allenamento a cui mi sto appoggiando, rispecchiando qualcosa di razionale e prestabilito, tra virgolette, sono lasciate molto poco al caso, cioè i risultati io sono sicuro che questa persona li avrà. Sì. Poi qualcuno li avrà maggiori risultati, altri meno, però sicuramente, comunque sicuramente. È un po' meno casuale e io mi permetto di dire, quando qualcuno si approccia a queste logiche, che sia che venga da me o che vada da qualcun altro, però che diciamo dia una chance a questo tipo di allenamento, gli dico: mi permetto di assicurarti che avrai un risultato più grosso di quello che ti stai aspettando. Perché è una cosa che io vedo che è nata, potrei dire, in queste zone, cioè è venuto anche recentemente, cioè 2 giorni fa, Pavel Zazulin al Convegno Nazionale della Forza. Io credo che gli sia piaciuta parecchio la lezione che abbiamo fatto io Ado, perché ha fatto anche delle domande, alcune delle quali abbastanza, tra virgolette, impegnative da rispondere, a cui rispondere, sì. Però io credo che abbia visto qualcosa che potrebbe non aver visto da altre parti, ecco. E questo lo dico anche con orgoglio, perché certo, ci abbiamo lavorato tanto, io sto dedicando la mia vita a questo, cioè è diventata la mia occupazione a tempo pieno, e quindi così io sono se tu mi parli di risultati che ha avuto negli ultimi 5 anni, faccio fatica a risponderti, perché è una cosa molto giovane questa, per cui ancora non mi posso sbilanciare, capito, più di tanto. Però ci sono molti casi tra i ragazzi che seguo in cui sono quasi sorpreso. Sì, e poi c'è l'ultimo esempio che hai dato, cioè stiamo parlando comunque di un ragazzo con una certa esperienza già di allenamento alle spalle e poi di una certa età. E riuscire a ottenere un risultato del genere è veramente incredibile, è strabiliante. Guardate, so che può sembrare strano e non so se ho fatto bene a dirlo, perché poi magari si può pensare: sì, vabbè, 10 kg li ha presi veramente. E tra l'altro fa un lavoro, gli ho detto: provi a inserire la quarta seduta, prova una settimana. Con la quarta seduta già non recupera, perché lui fa un lavoro carica e scarica frutta, per cui tra l'altro è un lavoro abbastanza pesante. Sì. Certo, sì. E quindi così, no, ti dico, a volte faccio fatica anch'io a rendermi conto della portata di questa cosa, perché in realtà
ne parlavamo anche prima. L'allenamento della forza è spesso inteso come fare. Fai 3x3 con una certa percentuale del tuo massimale, fai forza. Ma la forza è un'abilità. Allora, la forza è il parametro su cui io giudico se tu ti stai allenando correttamente o no. Il che non vuol dire che se il tuo massimale è aumentato necessariamente stai andando bene. Mm-hmm. Ma la forza deve avere dei parametri secondo cui è sviluppata. Cioè se tu prendi una panca piana fatta per esempio con le spalle che salgono, oppure fatta con una torsione del busto, oppure fatta con un rimbalzo al petto, magari i chili sul bilanciere sono tanti, mm-hmm. però effettivamente la tensione muscolare è relativamente ridotta. Certo. Mentre ci sono dei comportamenti che se tu riesci a comunicare, diciamo, alla persona, riesci a imporglieli degli standard, diciamo, di esecuzione, di esecuzione rigorosa entro un binario, allora se lui avrà un'evoluzione del proprio carico o muoverà più velocemente o in maniera più adeguata il carico, allora tu sei sicuro che lui avrà un miglioramento. Quando qualcuno mi dice: ah cavolo, sto mangiando un sacco, ho perso mezzo chilo, ho perso 7 etti, ho perso un chilo, come è andato l'ultimo allenamento? Come erano le, non so, il 5x5 di panca o le triple di panca, come erano? Ah, velocissimo, sto bene, sto ai carichi. Stai tranquillo che non hai perso certo. massa. Sicuramente, sicuramente. Mm-hmm. Il benessere del sistema nervoso nella capacità di generare impulsi è fortemente correlato col benessere generale del corpo e sicuramente con la sintesi proteica o la quantità di muscoli che uno ha addosso, per dirla molto molto semplificatamente. Sì. Per cui, ecco, un aiuto in più sul capire in che periodo è la persona e sul capire se possiamo dare un po' più gas oppure se dobbiamo tirare un po' il freno, e anche l'analisi dei movimenti, l'analisi della velocità, dell'esplosività del movimento, di quanto tra virgolette sta soffrendo, di quanto sta godendo della situazione la persona durante l'esercizio. Questo è uno dei parametri che si può tenere in conto, anzi secondo me deve essere tenuto in conto quando si fa strength training in senso generale, quindi anche bodybuilding.